tra le magnificenze e l'opulenza dell'Impero Romano, vi diamo il benvenuto all'apertura di Imperium, il nuovo punto Imperium del Cilento Outlet Village. Qui, in questo splendido scenario, potrete trascorrere delle splendide ore in compagnia della vostra famiglia e dei vostri amici, a pranzo e a cena. Adesso vi mostreremo tutto il mondo di Imperium. Stiamo muovendo a piccoli passi un lungo tragitto, un lungo percorso per conquistare tutto l'impero. Oggi siamo qui al Cilento Outlet Village in compagnia dell'architetto Rossi. La volta scorsa ci siamo lasciati dicendo che c'erano tante tante cose da fare ancora lungo il percorso dell'impero. Oggi siamo qui al Cilento Outlet Village. Assolutamente sì, perché è un prodotto d'eccellenza e sicuramente lo sarà sempre di più anche in futuro. Quindi siamo certi di aver fatto un corretto investimento. Bene, tutto nasce dalle sue idee dell'amore per l'Impero Romano, per cui come nasce il progetto del disegno, dell'allestimento dell'Imperium? L'idea del presidente, il quale ha sempre avuto nelle materie scolastiche un riferimento nella storia e specificatamente nella storia romana. Io sono, come dicevo l'altra volta, un sarto che confeziona un vestito. Certo, bisogna saperlo fare, perché sennò... E questo è il risultato. Porto nel regno di Imperium, nella cucina dove vengono preparati i piatti migliori e più buoni da servire tutti i giorni a pranzo e a cena. Adesso arriva veramente, come si suol dire, il piatto forte, lo chef che è l'anima di questo locale, ha studiato tutto il menù per questa grande apertura. Con noi Michele Pagano. Salve a tutti, un grande piacere, innanzitutto un'emozione come sempre in tutte le aperture. Allora, chef Michele, parliamo un po' del cuore di tutto quanto il nostro discorso. Che cosa abbiamo qui? Questa abbiamo la tradizionalissima carbonara. È un piatto classico chiaramente della cucina romana e anche qui abbiamo voluto esaltare quello che sono un prodotto, quindi una pasta fresca del territorio, del Cilento, utilizzando dei prodotti del pecorino romano e del guanciale di Amatrice assolutamente purissimo. Una bontà dietro l'altra, abbiamo qui alle mie spalle un tagliere magnifico per fare uno splendido aperitivo qui all'Outlet Cilento. Veniteci a trovare con lo chef Michele, che ha preparato per noi un assortimento ricchissimo. Come si chiama questo tagliere? Tagliere del Centurione, è uno dei nostri taglieri, l'altro è l'Orica, dove mettiamo anche qui prodotti locali, quindi dalla caciocavallo sempre del Cilento o dalla mozzarella, che è famosissima di questo territorio, dove abbiamo fatto una ricerca prima di selezionare i nostri fornitori. E lo scopo è sempre quello, la natura, senza assolutamente andare a stravolgere quelli che possono essere i sapori, quindi poca manipolazione. Questa è una cosa molto importante a cui io ci tengo tantissimo. Il benvenuto al padrone di casa finalmente. Ecco, mi avevi dato appuntamento, ma non immaginavo
che tu fossi scortato addirittura da due legionari. Ciao Giuseppe Colace, finalmente nel suo momento di riposo. Giuseppe, finalmente un nuovo giorno, l'alba di Imperium. Soprattutto ricordiamo che Giuseppe Colace ha una grande passione per la storia romana. Da dove nasce questa grande passione? Dalla scuola, non mi piaceva quasi nulla, un po' di geografia, poco altro, ma l'unica cosa che invece mi appassionava molto era la storia dell'impero romano, Giulio Cesare, gli imperatori, tutto quello che riguardava Roma, Roma antica, l'impero romano soprattutto, era la mia passione scolastica, l'unica. Quando nasce il primo punto Imperium in Italia? Nasce nel 2016 a Messina, è stato un test, un locale pilota, ma già con l'idea, con il progetto che ne sarebbero venuti altri. Quindi poi subito dopo Lamezia Terme, poi so che l'anno scorso Vibo Valentia con una novità, una piccola novità che è Imperium Tab. C'è una caratteristica che vi rende unici, perché prima ho visitato la vostra cucina, voi producete la pasta, voi siete, avete all'interno dello staff dei maestri pastai che preparano la pasta fresca ogni giorno. Sì, è stata una volontà precisa quella di iniziare, l'abbiamo fatto appunto con l'Imperium Tab, proseguiremo su questa direttrice, abbiamo creato tra l'altro a Vibo Valentia una specie di laboratorio della pasta, quindi una fabbrica di pasta a vista del cliente. Il cliente passa, invece di vedere, non lo so, il pizzaiolo che sta preparando le pizze, vede il pastaio che sta facendo la pasta. Abbiamo voluto dedicare uno spazio proprio dedicato al pasta lab, lo chiamiamo così, dove il cliente vede come facciamo la stessa pasta che poi in sala noi andiamo a cucinare sotto i suoi occhi. E allora che dire? Diciamola alla maniera latina, ad maiora imperium. Eccoci qua, ti ho beccato! Stavi facendo un riposino? Mi stavo riposando dopo il pranzo. Lui è Massimo Colace, nome romano, devo dire. Si addice bene all'impero romano, sì, siamo Massimo, Mario e Giuseppe, tre fratelli. Che cosa, allora, vogliamo dire ai clienti di Imperium? Se volete provare le specialità romane qui in campagna, noi siamo qui proprio per accontentarvi. Abbiamo un'ottima pizza che sarebbe l'antica pizza romana con un impasto a lunga lievitazione di 72 ore circa e che è digeribilissimo ed è il top di gamma. Mi è venuta un po' fame, andiamo Massimo, andiamo a mangiare una pizza? Di un altro fratello della famiglia Colace. Oggi siamo con Mario. Ciao Mario. Mario, un consiglio ai clienti. Che cosa consigli di mangiare quando vengono qui con la loro famiglia? Invito i clienti a venire per tutto quello che c'è, per il locale in se stesso, per come è stato strutturato, per come è arredato, per quell'atmosfera che fa vivere. E poi, essendo io un cultore dei primi piatti, direi un primi piatti. Tra l'altro proprio oggi mi è capitata una piccola esperienza che ci tengo a raccontare. Ero fuori dal locale, si è avvicinato, ero insieme all'architetto che ci sta progettando il locale, architetto Rossi, si è avvicinato una persona chiedendo a lui se era il titolare. Lui gli ha detto che non era il titolare, gli ha detto che ero io il titolare. Io ho detto, ma adesso arriva la lamentela del cliente. Invece mi ha detto complimenti, 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 era da tanto che non mangiavo una cacio e pepe così buona. Andate avanti così perché sicuramente farete successo. Sono accese le luci, sta per riprendere il servizio serale qui all'Imperium, c'è grande fermento in cucina, abbiamo catturato l'attenzione di Davis Scarfone. Ciao Davis! Salve, buonasera a tutti! Allora Davis, io so che tu sei area manager per il centro e sud Italia di Imperium, ma questa sera qui sei in una veste del tutto speciale.
Sì, mi sono levati i panni dell'area manager e adesso ho quelle da direttore, quindi ufficialmente sono il direttore della nuova apertura dell'Imperium del Cilento. Apriamo oggi per le prime ore di lavoro. Abbiamo fatto un pre-opening questa mattina, è andata molto bene. I clienti si sono appassionati a questo nuovo format, a questo nuovo allestimento. Con l'aiuto, insomma, della Leggio Prima, che ha catturato l'attenzione di tutti i presenti all'interno dell'outlet, avvicinandoli a pranzare da noi. Abbiamo avuto, ripeto, un grosso successo e speriamo che continui, insomma, così. La strada è quella giusta.